Benvenuti su Au Pair Village, oggi con il tema Nostalgia essendo un au pair. Hai nostalgia e ti senti sola? Ho un paio di consigli come far sparire la nostalgia velocemente. La nostalgia è spesso come una sensazione di paura. Questa viene a un au pair se incontra una cultura straniera e spesso è chiamata anche shock culturale. L'idea che le cose sono fatte diverse e meglio a casa è un pensiero tipico. Non solo le barriere linguistiche, ma anche una mancanza di conoscenza spesso svolge un ruolo importante. Puoi evitare la nostalgia se ti informi già da casa del tuo paese ospitante accuratamente prima della partenza. In questo modo sei già preparata mentalmente per le differenze culturali. Ed ecco i consigli contro la nostalgia. Primo, vai a una scuola di lingue. Lì farai nuove conoscenze. Incontrati con altri. Secondo, vai a eventi per au pair e conoscerai tante altre au pair. Fai progetti. Terzo, tieni contatto con casa tua. Scrivi lettere o un diario o pianifica i viaggi nella tua patria mentre che hai vacanze. Quarto, se hai nostalgia molto forte, non chiamare subito a casa, questo potrebbe aumentare la tua nostalgia. Quinto, una giornata con orari e strutture fisse ti aiuta, così sei in grado di pianificare il tuo tempo libero meglio. Sesto, tante volte può aiutare a fare qualcosa di nuovo con i bambini, come ad esempio andare allo zoo, al cinema o a fare un picnic. Settimo, metti nella tua camera oggetti personali come quadri, foto di famiglia o poster, o per esempio una cartina geografica del tuo paese accogliente nella quale puoi segnalare i posti che hai già visto. Dopo poco tempo vedrai che il tuo calendario è così pieno di appuntamenti che non avrai più tempo per avere nostalgia. Non chiuderti in casa. Esci e conosci la tua nuova patria e nuove persone. Godi il tuo tempo come au pair. Abbiamo risposto a tutte le tue domande? Puoi trovare più informazioni riguardanti la nostalgia come au pair su www.aupair-village.com o su Facebook.